Buongiorno a tutti, benvenuti a questo lunch seminar che purtroppo per l'emergenza Covid non è lunch ma è solo seminar, è l'ora del lunch ma non possiamo fare come sempre il lunch. Oggi abbiamo il piacere personale e la soddisfazione di avere un relatore di altissimo profilo che è Emanuele Iannini, che è un endocrinologo, andrologo e soprattutto è un amico, ed è la cosa più importante, dell'Università di Roma Tor Vergata, un esperto nazionale e internazionale di sessuologia ed andrologia, e lui oggi ci focalizzerà sugli aspetti di invecchiamento e sessualità, e credo soprattutto per chi magari ha già avuto l'occasione di sentire Emanuele in altre occasioni, sicuramente ci divertiremo molto, perché la sua capacità di fare relazioni e di interessare il pubblico è sempre molto elevata e molto importante. Quindi io non rubo altro spazio e lascio la parola a Emanuele per la sua relazione. Emanuele è disponibile ovviamente a ricevere qualsiasi domanda, quindi in chat potete scrivere e poi noi faremo lui le domande. Sia in diretta o durante la sua presentazione. Vai Emanuele. Bene, fatemi ringraziare il professore Marette e tutta l'Università del Piemonte Orientale per questo invito. E sì, è vero, il fatto di non poter mangiare insieme è un piccolo problema, però in realtà voi potete mangiare mentre io vi parlo, e questo già potrebbe essere un modo di perlomeno di sopravvivenza alimentare. Allora, il tema che mi è stato dato è quello di chiacchierare con voi di questi aspetti della cosiddetta sessuologia dei sistemi, o system sexology, che in qualche modo ci permettono di rivisitare il climaterio, l'invecchiamento, soprattutto per quegli aspetti che mi competono specificamente, quelli della medicina della sessualità e dell'endocrinologia, appunto in una luce particolare, in una luce nuova. Abbiamo però scelto di iniziare da una prospettiva molto vecchia, che è quella della storia di Susanna e dei vecchioni, per l'appunto. E questo perché dal punto di vista sessuologico questa storia ha avuto una importanza assolutamente drammatica. In realtà, prima ancora che dal punto di vista sessuologico, dal punto di vista artistico, nell'arte cristiana, la storia di Susanna, che tra l'altro è estremamente interessante il fatto che non è presente in tutte le sacre scritture cristiane, i protestanti non la accettano, non accettano il libro di Daniele, dove è contenuta appunto questa è questa vicenda, che tra l'altro conclude l'ultimo libro della Sacra Scrittura dell'Antico Testamento. Ecco, questa storia è particolarmente interessante per la storia dell'arte perché appunto era l'unica possibilità che c'era di rappresentare il corpo nudo femminile, tanto quanto San Sebastiano, invece, il martirio di San Sebastiano costituisce l'occasione per rappresentare il corpo nudo maschile, quindi l'unica due volte dove non c'è censura. Sostanzialmente, per chi l'ha dimenticata, è la storia estremamente come dire, tipica di questa bellissima quanto pia e saggia ragazza che decide di prendere un bagno, ovviamente svestita, e quindi si apparta in un fiume, in un rivo, per prendere questo bagno. Dei giudici, nonché vecchioni, da notare che nell'Antico Testamento 40-50 anni è già sufficiente per essere definiti vecchioni, diciamo, alla mia età si è dei sopravvissuti fondamentalmente, che appunto si invaghiscono della bella ragazza e tentano di ricattarla dicendo: noi ti abbiamo, siamo i giudici di Israele, ti abbiamo visto nuda, se non ti accoppi con ciascuno di noi ti denunceremo per aver cercato di sedurci. Susanna rifiuta ovviamente questo ricatto. A questo punto i giudici, questi vecchioni, trascinano Susanna davanti al tribunale di Israele e il tribunale decide di lapidare la ragazza. Nelle migliori tradizioni, anche più recenti, si fanno queste cose, non c'è bisogno di andare verso l'Antico Testamento.
Dopodiché il Padre Eterno ispira il profeta Daniele e che riconosce la menzogna dei vecchioni, i quali, se non mi ricordo male, vengono a loro volta lapidati, questa volta sul serio. Perché è importantissima questa storia per la sessuologia? Perché in realtà l'atteggiamento negativo nei confronti della sessualità degli anziani è qualcosa che è estremamente vecchio e anche, cosa particolarmente interessante, estremamente nuovo, estremamente rinnovato. In realtà la nostra epoca è un'epoca dove il vecchio viene sostanzialmente destituito, nella maggior parte delle occasioni, diciamo così, di potere. Notare che sto usando un termine che in sessuologia vuol dire potenza e quindi erezione e quindi capacità in qualche maniera di accoppiamento, viene destituito per l'appunto di potere in una maniera che è abbastanza diversa rispetto alla tradizione delle culture più antiche, più classiche, perché sostanzialmente in quelle gli anziani, soprattutto quelli di ruolo sociale importante, rinunciavano al loro ruolo sessuale, nella maggior parte dei casi, rinunciavano al loro ruolo sessuale in cambio del mantenimento del ruolo politico. Da noi sostanzialmente c'è l'uno e l'altro, c'è la perdita dell'uno e dell'altro ruolo, e questo crea quella che appunto possiamo chiamare fondamentalmente la sindrome antisessuale della terza età, no? Questo atteggiamento sociale per cui tutti voi, tutti noi, che ci troviamo al parco e ci capita nel raggio visivo una coppietta di adolescenti che si baciano, sorridiamo inteneriti, se vediamo due signore di 80 anni che fanno esattamente la stessa cosa, non sto parlando di accoppiamenti furiosi sulla panchina del parco, ma semplicemente di un bacio, ecco, tutti noi non necessariamente proviamo tenerezza, i più benevoli di noi appunto possono farlo, ma molti di noi ancora hanno questo problema in qualche modo di, voglio dire, di ripugnanza in qualche maniera nei confronti dell'anziano che si esprime dal punto di vista sessuale. Uno degli elementi che gioca un ruolo ovviamente centrale è il pensionamento e quindi la perdita del ruolo sociale, che, come dicevo, nella nostra società, dove si possono accoppiare solamente i belli, dove solamente i magri, dove solamente i giusti, in qualche maniera giusti nel senso non purtroppo di giustizia in senso con la G maiuscola, ma giusti nel senso che fittano con le immagini della nostra povera civiltà, per l'appunto delle immagini, solamente loro sono in qualche maniera accettati come soggetti sessualmente interessati e agenti, mentre tutti gli altri invece non lo sono, e questo appunto costituisce questa sorta di stretta ostile nei confronti dell'anziano sessualmente agente, anche in virtù, come vi dicevo prima, di questa perdita del potere sociale, in qualche modo anche del potere economico. È vero che adesso le pensioni degli anziani, quando ci sono le uniche che riescono in qualche maniera a sostenere una gioventù, molto spesso ancora senza lavoro, però ecco, naturalmente rimane questa notevole diminuzio del potere sessuale in qualche maniera dell'anziano. Ovviamente io userò il termine anziano al maschile, ma non perché voglia parlare solamente dei maschi, ma vedete, parleremo anche delle donne. Ecco, questo della perdita, vedete qua nella una delle più classiche rappresentazioni di Susanna Vecchioni, dove si specchia Susanna, quindi dove le opime forme del Cinquecento veneziano sono perfettamente rappresentate. Adesso noi consideremmo quasi Steato Pigia questa immagine di Susanna, si specchia, ma lo specchio è uno dei nemici fondamentali della sessualità dell'anziano, perché l'anzianitudine può comportare, molto spesso lo fa, uno specchio che riflette un'immagine che non è più gradita,
una perdita appunto dell'immagine di sé e quindi dell'immaginarsi sessualmente attivi, sessualmente agenti, sessualmente interessanti. Non sono pochi coloro i quali addirittura, ecco una cosa che a chi di voi fa l'endocrinologo, fa il clinico, una tip di medicina pratica e chiedere, questo funziona molto bene soprattutto nelle donne ma anche negli uomini, a una donna di età dopo la menopausa, quando è l'ultima volta che ti sei specchiata nuda nello specchio, e vi renderete conto, superata la sorpresa di questa domanda da parte della paziente, parlo al femminile in questo caso perché è più tipico nel femminile, per tutta una serie di motivazioni, ovviamente anche di ordine culturale, e vi renderete conto con orrore che moltissimi di questi pazienti vi diranno: ma io sono anni che non mi specchio più nuda, non mi voglio vedere più perché mi faccio orrore, mi faccio schifo. Ecco, questo è un appunto quello che si riferisce appunto a questa perdita dell'immagine di sé, che dal punto di vista sessuologico ovviamente ha un'importanza determinante. Ma c'è anche di più, e questo come medici ovviamente ci interessa particolarmente. Io ho fatto un'introduzione di ordine storico, sociale, anche economico, perché mi serviva per spiegarvi bene che cos'è questa sessuologia dei sistemi, ma rimanendo semplicemente nel territorio a noi familiare della malattia, ovviamente la terza età è anche il tempo delle malattie, e come vedremo le malattie che colpiscono l'anziano possono avere una specifica azione proprio sulla sessualità. Quindi l'anziano diventa un territorio di elezione per lo scorazzare dei cattivi cavalli della malattia, e vedremo appunto di che tipo di malattie stiamo parlando. Però c'è qualche cosa che è particolarmente interessante che riguarda l'anziano, soprattutto in una logica di quella che chiamo la sessuologia di genere, cioè cercare di capire le differenze fondamentali che esistono nell'impostazione del vissuto sessuale a seconda del genere di appartenenza, a seconda della identità di genere. E questo studio piuttosto interessante, molto noto ai sessuologi, magari meno agli endocrinologi, mette in evidenza come fondamentalmente l'interesse delle donne nei confronti di uomini di età diversa dalla loro si conserva con un delta che rimane costante. In altre parole, man mano che le donne crescono di età, per così dire, continuano a essere particolarmente, peculiarmente interessate a maschi di una differenza di età sostanzialmente simile nel corso della vita della donna. In altre parole, se una donna piacciono a 20 anni maschi di 5 anni più giovani, cosa che generalmente non accade, o di 5 anni più anziani, ecco, manterrà sostanzialmente questo delta cronologico in una maniera abbastanza costante negli anni, mentre invece questo non avviene nel maschio, dove invece mano a mano che il maschio invecchia si abbassa anche l'età dell'oggetto del desiderio. Questo possiamo chiamarlo effetto badante, o potete chiamarlo rincoglionimento senile, ma fondamentalmente questo è quello che accade, no? Cioè, quando il maschio è giovane tende ad avere un interesse sessuale per donne di età piuttosto vicina alla propria, mano a mano che invecchia invece questo delta si allarga sempre di più e l'interesse va appunto sempre di più nei confronti di donne sempre più giovani. Appunto, vi dicevo, questo è un elemento di rimbambimento, ma è anche molto interessante in qualche modo, perché dal punto di vista darwiniano lo si mette facilmente in relazione, ovviamente non lo si giustifica perché è un po' patetico, ma lo si mette facilmente in relazione con il segnale riproduttivo che appartiene a quell'economia del selfish gene, del gene egoista, che come sapete è un po' alla base della psicologia evoluzionistica, della psicologia dei comportamenti darwiniani, che mette per l'appunto in relazione le mosse, le scelte, le strategie sessuali con degli elementi di riproduzione, per cui mano a mano che il maschio invecchia e quindi si depaupera il proprio contenuto di spermatozoi, ricordate che non si perde mai del tutto in situazioni di salute la capacità teorica riproduttiva in un maschio, che invece si perde con la menopausa femminile,
Ed ecco che per l'appunto, a questo punto, l'interesse del maschio va verso superpotenze riproduttive, una superpotenza riproduttiva, qual è per l'appunto tipicamente quella della giovane. Ripeto, questa è una spiegazione e non una giustificazione. Questa invece che vedete in questo momento è probabilmente un'immagine che rappresenta molto bene quali sono le condizioni sessuali nella terza età, nella menopausa e in quella che diciamo si chiama giornalisticamente andropausa, termine che è abbastanza discutibile perché sostanzialmente, come vi dicevo, c'è un declino ormonale e riproduttivo e anche sessuale ovviamente nel maschio. Ma non c'è una vera e propria cesura, un taglio netto della capacità riproduttiva come invece avviene con la menopausa. Ma la lametta che voi vedete qua rappresentata sul membro maschile sta ad indicare il fatto che le capacità di accoglimento del stesso membro maschile da parte della vagina che invecchia sono inversamente proporzionali ovviamente alla età della stessa, proprio in virtù di quel depauperamento del tono estrogenico che è caratteristico della menopausa e che crea quell'atrofia vulvovaginale che colpisce bene il 50% delle menopause non trattate. Al maschio, che come vedremo avrà difficoltà non banali nel continuare a mantenere la propria capacità erettile, si aggiunge il dolore coitale che viene per l'appunto elicitato dall'atrofia vulvovaginale stessa. E questo naturalmente è particolarmente importante. Questo è un altro lavoro che vi prego di tenere sempre a mente quando parlate di sessualità dell'anziano. È un lavoro fatto su un numero molto piccolo di coppie. Evidentemente questi autori devono essere stati molto bene introdotti all'interno del New England Journal of Medicine per pubblicare una quarantina di coppie, dove mettono però in relazione, il lavoro è diventato molto famoso, mettono in relazione semplicemente queste variabili età, stato di salute, censo e sessualità. Che cosa si evince da questo lavoro? Si evince che lo stato di salute è predittivo e viceversa di attività sessuale, più si fa sesso più si è sani, e cosa che in un contesto americano è facilmente spiegabile, ma un po' lo è dappertutto, ovviamente il censo lo è altrettanto, chi fa sesso in terza età è anche più ricco, ovviamente, perché come sapete è anche più sano. Ecco, quindi c'è questa correlazione molto forte tra questi due aspetti. Vi dicevo, una sessuologia di genere, questo è il declino dell'attività sessuale, della frequenza dei rapporti sessuali nei maschi, molto più drammatico è nelle donne, dove in effetti per l'appunto si assiste a una percentuale di donne che continuano a mantenere l'attività sessuale nella terza e quarta età, che è ovviamente molto inferiore, è stupidamente inferiore, perché molto spesso può essere facilmente curata questa menopausa sintomatica e quindi questo elemento può essere eliminato. Perché, vi dicevo prima appunto, il dolore coitale, questo è un elemento su cui ci siamo parecchio focalizzati, che in questo momento ci interessa molto come endocrinologi della sessualità. Perché in realtà, mettendoci nella testa di Giove, nella testa del maschio che invecchia, come viene percepito il rifiuto dovuto alla dispareunia, dovuto al dolore coitale? Viene sostanzialmente percepito come un rifiuto. È colpa mia, le sto facendo male, non le piaccio più, non sono più quello di una volta. Le conseguenze sono desiderio sessuale ipoattivo, quindi una reazione di riduzione del desiderio, disfunzione erettile, disfunzioni eiaculatorie, eiaculazione precoce e anche eiaculazione ritardata. Tutto questo dice a questo maschio che invecchia: sto diventando inesorabilmente vecchio, sono sostanzialmente fuori dai giochi. Ma naturalmente anche
Giunone che invecchia, le cose non vanno bene da questo punto di vista, ecco perché molto spesso è tipico della sessualità femminile quello di colpevolizzarsi per motivi ovviamente culturali, una cultura interiorizzata, no? Per cui se le cose non vanno bene dal punto di vista della salute, una donna pensa sempre di essere in qualche maniera colpevole, anche dal punto di vista della sessualità, della seduzione, l'idea che il sex appeal femminile sia molto centrato sul corpo e che questo corpo debba essere il più giovane possibile, vi ricordo timidamente che la parola trucco vuol dire letteralmente inganno e il trucco è sostanzialmente sempre a tutte le età il tentativo di mascherarsi per apparire più giovani di quanto lo si sia. Questo vale anche a 16 anni, quando si mette il rossetto per avere le labbra carnose e tumide di una bambina. Quindi è proprio desiderio ad una propensione ad un'immagine neotenica estremamente forte in questo tipo di scelte. E poi ovviamente appunto questo ostacolo fondamentale che molto spesso ci dimentichiamo, ecco, chi di voi fa il ginecologo è fortunato perché può esercitare una buona ginecologia occupandosi di questa menopausa sintomatica, chi di noi fa l'endocrinologo se non si occupa di menopausa non sta facendo bene il suo mestiere, quindi direi che questo è un aspetto estremamente importante. Poi ci sono i vecchi che invece non vi dicono no, io il sesso non mi interessa più, ci ho messo, come si dice, ho appeso gli scarpini al chiodo, come si dicono i calciatori, non ci penso più, per cui del sesso non me ne occupo più. Lì la vostra attenzione clinica deve essere nel riconoscere quello che chiamo la sindrome della volpe luva. No, vi ricordate? Il racconto, no, della volpe che cerca di raggiungere l'uva e dice non è matura, questo è quello che succede in alcuni anziani, molti anziani, in troppi anziani che non riescono a fare sesso e quindi dicono rinuncio al sesso perché non posso raggiungerlo. Attenzione a riconoscerla, perché poi questa sindrome della volpe in uva si moltiplica per il partner, va verso il partner e ritorna per qualche modo amplificato, no? Ecco, questo è un lavoro che abbiamo compiuto insieme con gli amici dell'Università di Firenze, del professore Maggi, dove in qualche modo si mette in evidenza con tecniche psicometriche, questo è il Female Sexual Function Index, che dimostra come la sessualità femminile nelle coppie anziane viene soprattutto ridotta dalla mancanza di desiderio, è come se Giunone vivesse la propria sessualità negli occhi di Giove, nel momento in cui Giove smette di desiderarlo, questo fiore della sessualità femminile si affievolisce. Questo direi che è appunto un dato particolarmente importante, anche perché poi in realtà è anche estremamente bidirezionale, nel senso che quest'altra evidenza suggerisce come ci siano nel maschio, in questo caso, elementi appunto che fanno capo alla disfunzione erettile, all'ipogonadismo, l'ipovascolarizzazione peniena, gli aspetti relazionali che riguardano la psicometria della disfunzione erettile e dove la frequenza dei rapporti sessuali gioca un ruolo, come vedremo, estremamente importante, estremamente determinante. Quindi in questo caso, vista dal femminile, atrofia vulvovaginale, desiderio sessuale ipoattivo maschile, desiderio sessuale ipoattivo femminile, disfunzione sessuale femminile che genera in qualche modo la mancanza di desiderio, amplificando questo circolo vizioso. Quello che dobbiamo fare è cambiare in qualche maniera la prospettiva, la nostra prospettiva. Infatti normalmente, nella migliore delle ipotesi, cioè quello che succede normalmente è che il ginecologo si occupa della sessualità femminile, l'andrologo quando c'è in qualche modo di quella maschile, e queste cose, nella migliore delle ipotesi, si possono sommare. Ecco, questa idea che i sintomi femminili si sommino a quelli maschili, laddove appunto la coppia sia sessualmente sintomatica, creando grandi problemi di coppia, è un'idea falsa.
perché in realtà non è quello che succede. Quello che succede in queste coppie è esattamente il contrario, è la moltiplicazione. I sintomi femminili si moltiplicano per quelli maschili, quindi non si sommano, provocando non gravi, ma tremendi problemi di coppia. Questa è una tabella di cui sono particolarmente fiero, che deriva dall'introduzione al nostro trattato di sessologia medica, dove mettiamo in evidenza come in realtà l'espressione clinica del sintomo sessuale sia completamente funzione dell'espressione clinica del sintomo sessuale del partner, della partner. Perché la sessualità si fa in due, diciamo che due è il numero minimo, da due in su, ma sicuramente nella risposta sessuale del partner, della partner, si ha per l'appunto uno specchio che rimanda amplificata la componente disfunzionale, enfatizzandola in una maniera appunto da creare una patologia di coppia particolarmente evidente, particolarmente importante. E infatti, se questo è vero, quanto io vi ho detto, c'è una possibilità di classificare, di creare una tassonomia per identificare proprio quello che vi ho detto, cioè una andropausa, se mi permettete di usare questo termine imperfetto ed impreciso, e sommata, come succede molto spesso, ad una menopausa, succede sempre più spesso perché la generazione a cui appartengo, la generazione dei baby boomer, è una generazione che ha per la prima volta sostanzialmente nella storia teso a creare coppie stabili con persone coeve, e quindi non quella grande distanza di età che c'era nelle dimensioni sociali più tradizionali. E quindi se voi avete un paziente di 60 anni e 70 anni, state pur certo che sempre più frequentemente vi troverete anche la partner, quel partner della stessa età. E allora una menopausa malata, una menopausa sintomatica, sessualmente sintomatica, che si somma ad una andropausa malata, che cos'è che genera? È, come dicevamo prima, una moltiplicazione, non una somma, e insieme con Rossella Nappi, una ginecologa dell'Università di Pavia, tra le più brillanti, non solamente in Italia e in Europa, nella ginecologia sessuologica, abbiamo inventato il termine di couple pause. Couple pause è proprio questa condizione in cui si moltiplica la sintomatologia maschile per quella femminile per quella maschile, provocando l'assoluto silenzio relazionale, l'assoluta inabilità di usare il linguaggio e di ascoltare il linguaggio del sesso. È come se si diventasse di colpo sessualmente sordi e muti. E questo appunto è questo lavoro che sta avendo molto successo, devo dire, che appunto propone questo nuovo paradigma tassonomico, per l'appunto, dove avete insieme gli ipogonadismi maschile e femminile, desiderio sessuale ipoattivo, la disfunzione erettile, le disfunzioni eiaculatorie, l'atrofia vulvovaginale, il dolore, ma attenzione, anche la componente psicologica reattiva o endogena. Sapete perfettamente che le donne sono particolarmente prone a depressione, e questa ha un impatto attraverso il meccanismo di alterazione del pattern della ricompensa centrale dopaminergica, un impatto sulla sessualità assolutamente devastante. E un altro aspetto che è particolarmente importante è quello degli stili di vita, che può avere sulla sessualità un impatto particolarmente drammatico, e di cui adesso vi parlerò. Quindi questa è la piramide che abbiamo costruito insieme con Rossella, dove appunto al centro vi è proprio questa categoria tassonomica nuova della couple pause, come appunto elemento centrale che individua per l'appunto la coppia come unità tassonomica essa stessa, come essa stessa paziente. E solamente interpretandolo in questo modo non si fanno tipici errori che ci capita continuamente di osservare. Esempio banalissimo: ho una donna di 60 anni che va dal ginecologo e che riceve dal ginecologo una efficiente terapia sostitutiva, perché se lo può permettere, perché le cose vanno bene, perché la mamma è andata in menopausa a 57 anni, perché non ci sono fattori di rischio e quindi
va tutto perfettamente, sta facendo la terapia sostitutiva, la signora ha un buon desiderio sessuale, la signora si lubrifica in maniera sostanzialmente perfetta, non ha problemi più, non ha più problemi di orgasmo, però nessuno ha pensato che il gentiluomo con cui lei ha nel letto è impotente, che ha altrettanto 60 anni, e quindi la sua reazione erettile non è efficiente, e quindi il trattamento con estrogeni dal punto di vista sessuologico, non parlo di osteoporosi, di depressione, di cardiopatie e di tutto il resto, ma parlo semplicemente dell'aspetto sessuologico, è totalmente cretino, è totalmente inutile, è totalmente malfatto. La stessa cosa se prendiamo un paziente, gli diamo il Viagra e non ci occupiamo minimamente delle condizioni della vagina con cui esso paziente si andrà ad accoppiare. Spero di avervi convinti sufficientemente che se teniamo separati l'ambito menopausale dall'ambito del climaterio maschile, avete due separate diagnosi e quindi terapie che possono essere conflittuali. Quando invece immaginiamo la interazione dei sistemi, quindi questa couple pose come appunto una unità, ci sono diagnosi e trattamenti comuni che sono la garanzia per il successo. Quale successo? Ecco, quello anche di quel cambiamento di stile di vita che nel climaterio è tremendamente impattante, tremendamente abile a cambiare il destino sessuale delle persone. Proprio quando tenete separati questi due elementi diventa molto difficile impattare sugli stili di vita che sono molto spesso di coppia, pensate semplicemente al modo di mangiare assieme, di bere assieme, di fumare assieme, di non muoversi assieme, di non andare in piscina assieme, di non andare a correre assieme. Ecco, tutto questo è più facile che si verifichi in condizioni appunto di separazione, meno facile invece quando appunto interpretate in senso olistico la coppia come per l'appunto malata, dove avete un effetto di rinforzamento degli stili di vita particolarmente evidente. Vi faccio un esempio personale che chiarisce molto bene questo. Quando mia moglie, ormai una ventina di anni fa, smise di fumare, a me non rimase altro che deporre quella pipa a cui ero follemente affezionato e che tenevo accesa dalla mattina alla sera, perché appunto diventava intollerabile, impossibile che continuasse a fare la ciminiera, a fumare ininterrottamente dalla mattina alla sera come facevo prima, e ho dovuto quindi cambiare il mio stile di vita. Adesso stiamo lavorando sugli aspetti, diciamo, dell'alimentazione, quello un pochino più complicato. Vi ho fatto sorridere, che mi permette però di introdurvi per l'appunto questo concetto di sessuologia dei sistemi. Questo è un gioco di parole che ho fatto sull'acronimo SM, che è uguale ad SM, e immagino che voi nella vostra perversione abbiate pensato al sadomasochismo, ma non si tratta di sadomasochismo, si tratta SM semplicemente dell'acronimo che sta per System Medicine. Ora vi spiegherò bene che cos'è questa System Medicine, vi dico subito però che è il titolo del mio dipartimento, il dipartimento dove sono atterrato venendo dall'Aquila a Tor Vergata. È l'unico nel mondo che appunto ha questo nome, Dipartimento di Medicina dei Sistemi. Naturalmente questa cosa mi ha colpito e affascinato, ho cercato di capire perché, e ho così capito che in realtà esiste questa medicina dei sistemi come la più efficiente possibilità di interpretare la più importante delle sfide per il medico occidentale, che è quella di confrontarsi con le cosiddette malattie croniche non trasmissibili, che sono la prima causa di malattia e la prima causa di morte, soprattutto ovviamente nell'anziano. L'idea dell'acronimo è che la medicina dei sistemi, che come vi dicevo è quella parte della medicina che interpreta le patologie, le malattie croniche non trasmissibili, momentaneamente non troppo di moda, ma solo momentaneamente, visto che ci stiamo tutti occupando tanto e giustamente di malattie acute e trasmissibili, quale appunto è la malattia da coronavirus. Ma attenzione, perché sappiamo molto bene che in realtà lo stile di vita ha un effetto estremamente predittivo della storia naturale del Covid, e quindi in realtà anche ancora una volta questo concetto di medicina dei sistemi può avere un impatto anche sulle malattie acute e trasmissibili come quella da coronavirus. Il secondo SM, l'avete capito perfettamente, è sexual medicine. Quindi la medicina dei sistemi è uguale alla medicina della sessualità,
la medicina sessuale è uguale alla medicina dei sistemi. Naturalmente lo devo documentare questo. Beh, questo è un altro lavoro del Mario Maggi, che mostra come la mortalità, in particolare in questo caso la presenza di avvenimenti cardiovascolari maggiori nei pazienti, sia perfettamente correlata con la gravità di disfunzione erettile nel maschio. Ecco quindi che la couple pose diventa il tempo ideale per fare attenzione a quegli errori di stile di vita che costituiscono quello che è probabilmente l'elemento fondamentale di fragilità dell'anziano, su cui spesso parliamo, che appunto però ecco, viene a rappresentarsi in maniera molto evidente in questo malvagio prato, questo terreno dove appunto ci sono i quattro veleni fondamentali nell'attività fisica: l'abuso di sostanze, l'abuso di sigaretta principalmente, di fumo, e gli errori dietetici, su cui cresce il malvagio albero delle quattro grandi famiglie di malattie croniche non trasmissibili: le cardiovascolari, le malattie metaboliche, le malattie neoplastiche, le malattie respiratorie. Ebbene, bene, io posso tranquillamente sostituire questo albero con questo documento che qualcuno di voi ricorderà, che io da tempo cerco di sottrarre alla regina d'Inghilterra che lo possiede, il Codice Atlantico di Leonardo da Vinci, ma la regina fa resistenza inspiegabilmente, non mi vuole donare questo codice, che è la più perfetta rappresentazione del coito umano visto in sezione, compiuta da Leonardo, e come sapete aveva una sessualità perlomeno curiosa, ed infatti, forse i più attenti di voi avranno notato, che la posizione in cui questi due corpi si accoppiano non è affatto la posizione classica, non ha nulla a che vedere con le posizioni classiche. Questo è un accoppiamento in piedi, come la posizione dei testicoli alla fine andrologo appare chiaramente dimostrarlo. Bene, quindi perché io ho invocato Leonardo e ho sostituito l'albero? L'ho sostituito con l'immagine dell'accoppiamento perché tutte quelle cause che vi ho mostrato poc'anzi, che causano per l'appunto le malattie croniche non trasmissibili, causano anche disfunzioni sessuali, anzi causano disfunzioni sessuali con un notevole anticipo, in particolare a carico dell'arousal maschile e femminile, quindi erezione e lubrificazione, in maniera estremamente precoce, tale per cui la sessualità diventa il più perfetto dei biomarker di malattie croniche non trasmissibili. A questo si aggiunge un altro filone particolarmente interessante, che è la cosiddetta biopsychosocial economics determinants delle malattie croniche non trasmissibili, che non è altro che una cosiddetta teoria dei mille giorni, ma che in realtà si porta avanti nel corso di tutta quanta l'intera vita, dove sostanzialmente si mette in evidenza come alcuni elementi, alcuni non modificabili, come la genetica o il genere, ma altri che possono essere modificabili con gran fatica, come le polluzioni, pensate alle polluzioni, cioè le contaminazioni ambientali, pensate per esempio all'impatto sulla sessualità e sugli ormoni dei disturbi endocrini, così come l'epigenetica, l'economia e la crisi economica, il welfare, che è altrettanto l'impatto assolutamente determinante, sono cause modificabili, ma molto difficilmente modificabili. Nelle nostre mani invece c'è la modificazione della cultura e dello stile di vita come elemento particolarmente importante per arrivare, far arrivare il nostro paziente alla terza età in una maniera più sana, ma vorrei dire più sessualmente sana, perché che cosa viene fuori da questo elemento? Viene fuori che l'epidemia di malattie croniche non trasmissibili è contrastabile attraverso appunto uno stile di vita che migliori la qualità della vita del paziente, e introduciamo un nuovo concetto, quello di qualità della vita sessuale come elemento peculiare specifico proprio per questa capacità del sesso di anticipare le malattie croniche non trasmissibili. Pensate che la disfunzione erettile su base vascolare, che è la più frequente, è stato dimostrato solidamente, precede di 10 anni, in assenza di cambiamenti di stile di vita o di terapie adatte, precede di 10 anni l'infarto l'ictus, con una abilità predittiva che nessun altro sintomo ha,
Ecco quindi l'elemento di sopravvivenza. Ma i più raffinati di voi avranno anche immaginato che ci possa essere qualcosa d'altro in questo, vale a dire l'elemento motivazionale che ha la sessualità nei confronti del stile di vita stesso, per cui se il medico si occupa di sessualità del suo paziente, il paziente sarà molto più motivato a seguire quei cambiamenti di stile di vita necessario, mentre invece al contrario il medico che non lo fa dà dei segnali di perdita in qualche maniera di interesse per il futuro e quindi, come si dice, come dice il paziente nella sua mente, se non posso fare l'amore a meno mangio e quindi in qualche modo non vi segue nel cambiamento per l'appunto di stile di vita. Questa teoria delle determinanti biopsicosocio-economiche è il motivo per cui chiamiamo medicina dei sistemi e sessuologia dei sistemi questa nuova disciplina, anche in virtù del fatto che ci siamo un po' annoiati di quella parola che veniva, quell'aggettivo che veniva largamente, che è largamente utilizzato, anche un po' a sproposito, che è il termine olistico, no? Cioè quando noi vogliamo dire una cosa un po' più complicata di quello che sembra, usiamo appunto l'aggettivo olistico, lo diciamo anche al bar quando vogliamo un caffè olistico. Bene, appunto proprio perché le parole si consumano con l'uso eccessivo, si è appunto pensato che forse una maniera più intelligente per definire questo approccio complesso nei confronti della determinazione delle malattie, della genesi delle malattie, della patogenesi delle malattie, che non è solamente appunto organica, che non è solamente psicologica, che non è solamente sociale, ma che addirittura mette in gioco elementi formidabili come la politica, vi dicevo, il welfare, l'economia, l'inquinamento, l'ambiente, la società, ecco, tutti sistemi che in qualche maniera contribuiscono in maniera inesorabile alla genesi per l'appunto delle malattie. Se questo è vero per le malattie croniche non trasmissibili, è tremendamente vero per appunto quelle che riguardano la sessualità, con la nota che per l'appunto sono questi elementi facilmente, tra virgolette, modificabili proprio per ottenere quell'allungamento del numero di anni, ma soprattutto allungamento del miglioramento della qualità della vita in generale, della qualità della vita sessuale dei pazienti. Ecco quindi che la medicina dei sistemi, anzi scusate, la sessuologia medica, quindi la sexual medicine, diventano un po' il centro di questa carrellata di competenze che tutte in qualche maniera fanno affidamento proprio sulla capacità che il medico della sessualità ha di interpretare la funzione sessuale, la cosiddetta salute sessuale, come il biomarker più potente che abbiamo nei confronti delle malattie croniche non trasmissibili, di questa epidemia che fa sì che l'Organizzazione Mondiale della Sanità abbia varato il programma 25-25, che temo andrà un po' spostato per colpa del Covid, cioè la riduzione del 25% della morbilità da malattie croniche non trasmissibili entro il 2025, ecco perché si chiama 25-25, che l'OMS individua come un obiettivo raggiungibile se solamente ci si occupa per l'appunto dello stile di vita e quindi se si agisce dal punto di vista politico, sociale e culturale, cosa che usando salute sessuale è molto più facile che non scotomizzandola, ignorandola totalmente come spesso viene fatto. Mi avvio alla conclusione perché vedo che il nostro tempo l'abbiamo consumato, semplicemente per darvi un'indicazione su come la funzione sessuale debba e possa essere considerato uno dei più perfetti, scusate, il più perfetto perché non me ne viene un altro in mente migliore di biomarker predittivo per l'appunto di malattie croniche non trasmissibili. Per farlo debbo farvi ragionare, parto dalla erezione ovviamente perché mi è più facile essendo andrologo e quindi dalla funzione sessuale maschile, ma vedrete che questo si applica anche su quella femminile, dal punto di vista specificamente evoluzionistico, specificamente dal punto di vista darwiniano, l'impotenza
appare come un'assurdità, come uno sostanziale paradosso. Infatti è del tutto evidente che in una logica di propagazione della specie, no, di questo gene egoista di cui parlavo, come dice Richard Dawkins, di cui parlavo inizialmente, la erezione dovrebbe essere, proprio nell'interesse della specie, super protetta, assicuramente, assolutamente sicura, efficace, affidabile. È così? Non è così. In tutte le età della vita, e a fortiori nella terza età, l'erezione è un'opinione, è una possibilità. Quando si è giovani è una probabilità, quando non lo si è più è una ipotesi, in qualche modo. Forse non tutti sanno che, io stesso non lo sapevo prima di cominciare a studiare queste cose, la stragrande maggioranza dei mammiferi all'interno del pene ha un osso, quello che vedete rappresentato qui, l'osso del pene di cavallo, che in etologia si chiama, in anatomia comparata, si chiama baculum o osso penieno. Questo oggetto, questo osso, viene a essere, come forse ricorderete, perso nella nostra specie. Ci sono molte teorie che cercano di spiegare per quale motivo, ora vi proporrò la nostra. Prima di tutto ve ne mostro alcuni, questo è l'osso penieno di cincillà, questo è quello di coyote, questo è quello del vostro cagnolino, il leone marino, l'elefante che sembra un iperdotato con i suoi 29 centimetri. In realtà non lo è, perché per la mole è piuttosto piccino, mentre invece il baculum di Trecheco è talmente grande da essere usato come lo scettro del capovillaggio degli Inuit, proprio come rappresentazione di potere, di potenza, quindi ancora una volta di erezione. Il baculum è presente in tutti i mammiferi, con la eccezione del coniglio, che però, come sapete, ha una modalità di accoppiamento conigliesca che in qualche maniera gli permette di supplire molto bene e che lascia aperto questo enorme dubbio, perché è presente anche nei primati, perché con l'ovinazione abbiamo perso, a questo punto, questo è il coniglio e quello il bat di cui abbiamo visto prima, per quale motivo? Abbiamo perso questo osso che è addirittura presente nel pampaniscus, cioè nel bonobo, animale che ha in comune con noi il 95-97% del patrimonio genetico, quindi è assolutamente identico a noi, nel quel 3% di differenza tra di noi e loro, tra noi uomini e loro, c'è anche la perdita del baculum. E nel bonobo è di un centimetro, che direte poco, ma quando è là già è un aiuto, anche perché su questo osso si vanno ad inserire dei ventri muscolari particolarmente efficaci e che sono completamente determinati dalla volontà. E allora il quesito fondamentale con cui ci avviamo alla conclusione è: per quale motivo abbiamo perso l'osso penieno? Insieme ad Alessandro Cellerino ci siamo fatti questa domanda e, come si dice, dati anche una risposta. E la risposta, la domanda l'abbiamo formulata in questo modo: perché abbiamo bisogno del Viagra? Per quale motivo abbiamo bisogno di una medicina così tanto frequentemente, che supplisce ad una carenza biologicamente incomprensibile? E per quale motivo possiamo dire che l'erezione si rappresenta come un perfetto marker di una condizione fenotipica? Ecco, appunto, questa muscolatura, il retractor penis, questo osso, il baculum, fanno sì che nella maggior parte dei primati e dei mammiferi l'erezione sia meccanica e sia completamente volontaria, come muovere un braccio, mentre nel nostro caso l'erezione, nel caso umano, è completamente involontaria. Questa è la spiegazione. Fondamentalmente in questa tavola voi vedete rappresentato l'indice del vostro manuale di patologia medica, di clinica medica, di quello su cui avete studiato. Sono sicuro che potete perfettamente ricondurlo a questo, l'elenco di malattie sistemiche, vascolari, ormonali, immunologiche, neurologiche, urologiche, psichiatriche, psicologiche, iatrogene. Bene, questo elenco di malattie è anche l'elenco delle cause di disfunzione erettile. Quindi, se per l'appunto queste malattie causano questa disfunzione erettile, vuol dire al contrario che
la mancanza di erezione è rappresentativa di tante cose, tra cui anche tutte le possibili malattie, o la più gran parte di queste, a cui si aggiungono in maniera particolarmente interessante, oltre appunto a questo elenco, le malattie di ordine psichiatrico, le malattie di ordine psicologico, pensate allo stress. Io sono nato, come un po' era successo al professore Ghigo, che in qualche maniera è il nome tutelare dell'endocrinologia piemontese, e sono nato nella psiconeuroendocrinologia, nella neuroendocrinologia. Ebbene, lo stress e le conseguenze psiconeuroendocrine di questo agiscono in maniera assolutamente specifica sulla sessualità, e vedete appunto ancora una volta una rappresentazione della mancanza di erezione, ma appunto anche le condizioni iatrogene, mettendo in queste tutte le varie sostanze e medicine che possono agire sulla sessualità. Quindi possiamo concludere in qualche modo che l'erezione sia un perfettissimo marker di questa condizione fenotipica, in cui sostanzialmente possiamo dire che un paziente, un soggetto che abbia un'erezione è bona fide da considerarsi privo di una importante presenza di tipo angiologico, di tipo vascolare, cardiovascolare, ormonale, neurologico, metabolico, oncologico, sistemico generale, tossicologico, ma anche psichiatrico, ma anche ambientale. Ecco, ancora ritorno alla medicina dei sistemi, intrapsichico, l'ansia, la depressione e relazionale, tale per cui appunto questo ne fanno un marker assolutamente efficace, assolutamente efficiente. Ecco, credo che questo potrebbe in qualche maniera, questa battuta che ricorda un pochino l'elemento di seduzione legato al pavone che mostra appunto le sue piume, le nostre piume, le piume del maschio, sono quelle appunto della erezione. Qui vedete in questo lavoro di Necio particolarmente interessante come, guarda caso, il gene che codifica per l'osso penieno è in relazione con il promotore del recettore degli androgeni, quindi molto legato appunto a questo, che per l'appunto si perde nell'anziano, nell'uomo, nell'uomo anziano ovviamente, è legato. Questi sono esperimenti che mostrano come la morfologia dell'osso penieno nel roditore sia legato alla presenza di estrogeni ambientali. E ecco, questa potrebbe essere veramente l'ultima, è particolarmente interessante e nuovo il dato che abbiamo creato insieme ancora una volta agli amici fiorentini, in cui partendo appunto dalla mia idea che clitoride possa essere immaginato con le stesse regole con cui immaginiamo il pene maschile, quindi se sappiamo che un Doppler patologico del pene sia così efficacemente predittivo, prima vi ho nominato le malattie cardiovascolari, ma posso facilmente nominare le complicanze del diabete con molta molta efficacia e altrettanto valore predittivo. Questo lo vediamo addirittura nella sindrome metabolica, nell'obesità, dove il Doppler clitorideo, che Linda Vignozzi, una bravissima professoressa di Firenze, è stata capace di mettere su a Careggi, appunto il Doppler del clitoride, così come il Doppler del pene, ormai da 20 anni lo sapevamo, ma ora sappiamo che anche il Doppler del clitoride è capace di predire i cluster di sindrome metabolica. Ovviamente voi potete anche fare più semplicemente qualche domanda al paziente ed osservarlo e misurargli il giro vita, però è interessante notare per l'appunto, evidenziare per l'appunto come la sindrome metabolica si accoppia a una riduzione della compliance vascolare clitoridea, e quindi anche il clitoride si presenta come un marker estremamente efficace di sessualità, di rischio di malattie croniche non trasmissibili, concludendo in qualche maniera di invecchiamento. Quindi se voi volete sapere qual è la vera età biologica del vostro paziente anziano, avete una sola domanda da fargli: come va a letto? E con questo vi ringrazio e spero la prossima volta di incontrarvi personalmente. Grazie, grazie Emanuele. Veramente come al solito brillantissima lettura che dà
possibilità di una innumerevole quantità di spunti e di riflessioni, e sicuramente un modo di rivedere il nostro modo di fare medicina in genere, non solo di occuparci di endocrinologia, ma di occuparci veramente di problematiche di medicina interna, come quelle di cui tu ci hai discusso e ci hai aiutato a riflettere, insomma, da questo punto di vista. E l'ultima domanda, quella che tu proponi provocatoriamente, come va a letto, è forse la domanda più difficile che possiamo fare ad un paziente, nel senso che il paziente viene da noi e ci parla della sua ipertensione, della sua obesità, del suo diabete, della sua dislipidemia, eventualmente del suo ipogonadismo, oppure dice che ci sono problematiche di questo tipo, ma è difficile pensare che facciamo una domanda di questo tipo. Allora, la mia riflessione, e su questo vorrei sentire un tuo parere, visto che poi qui siamo in un ambito di professori, anche di professori universitari, quindi di educatori da questo punto di vista. Noi sicuramente non insegniamo queste cose, abbiamo fatto fatica ad impararle noi, tu sei molto più avanti, io da endocrinologo sono molto più indietro rispetto a queste cose qui, non le insegniamo, facciamo fatica ad insegnarle ai nostri studenti. Allora forse far rientrare questi aspetti di più, che diventino un po' più centrali nel nostro sistema educativo, andando anche in un ambito più multidisciplinare, che non è solo quello dell'endocrinologia, ma possono essere molti aspetti, lo troverei particolarmente importante. Su questo forse qualche riflessione di più insieme dovremmo iniziare a farle. Ecco, insieme voglio dire noi endocrinologi, qui vedo Fabrizio Faggiano o altri colleghi, ma anche altri colleghi di altre discipline, perché non è solo un problema endocrinologico, l'abbiamo visto dalla tua relazione in maniera molto precisa. Ecco. Allora, faccio un brevissimo commento, poi mi piacerebbe sentire anche se ci sono altri commenti da chi ci ascolta. In realtà, Gianluca, tu hai detto tutto, perché hai messo in evidenza come qualche volta il porsi il problema, come la cosa dirà il paziente rispetto alla domanda, quella appunto cruciale, come va a letto, in realtà qualche volta è un alibi che noi stessi ci facciamo per giustificare la incompetenza, che non è colpa di nessuno, semplicemente è un dato di fatto che nelle scuole mediche italiane, e non solamente italiane, è una cosa che riguarda assolutamente l'Europa, nelle scuole mediche non si insegna come si fanno i bambini, cioè ci si laurea normalmente in medicina senza sapere assolutamente nulla di specifico che riguarda la sessualità, il comportamento sessuale e le disfunzioni sessuali. Questa è una carenza ovviamente gravissima, che ha una, diciamo, una storia molto precisa e che stiamo cercando di colmare. Il fatto di fare incontri come questo è assolutamente diciamo, la strada corretta, la strada giusta. Quello che voglio dire, proprio in una battuta, nella stragrande maggioranza dei casi ci renderemo conto che fare questa domanda sorprende molto di più il medico che la fa che non il paziente che la riceve. La maggior parte dei pazienti in realtà sarà più che contenta di fronte a un diabete, di fronte a un cancro, di fronte a un infarto, che il medico gli faccia domande specifiche sulla propria sessualità, anche per il potente valore dal punto di vista psicologico di prospettiva che una domanda del genere pone. E io ho un paziente oncologico, non gli faccio nessuna domanda sul sesso, pensate per esempio a una paziente mastectomizzata, che deve essere mastectomizzata, non interagisco minimamente sulla sua sessualità, il paziente decodifica questo comportamento del medico come prognosi negativa, in Fausto. Ma se al contrario le dico, guardi signora, adesso dobbiamo fare questo intervento, ma ci sarà la ricostruzione, ci saranno gli ormoni, ci sarà il modo di intervenire, diciamo, sulla sua sessualità in maniera positiva, il paziente cosa traduce? Prospettiva. Ho un futuro, ho speranza. Ecco, questo è estremamente importante. Ecco, convincere i diabetologi che è sufficiente questa domanda, come va a letto, prima ancora di fare il fondo dell'occhio, è difficilissimo, ma in realtà non ha senso che non sia così, perché lo sappiamo perfettamente, se un maschio, questo del maschio è molto ben studiato, un maschio non può avere le complicanze del diabete se riesce ad avere una buona erezione.
Ecco perché, ripeto, ha un valore estremamente formidabile anche in questo contesto specifico, come quello che ci riguarda più di vicino, quello del Bedocchio. Quindi hai centrato perfettamente, Gianluca, come dire, la problematica. Allora, forse devo interrompere. Emanuele, prima di lasciare, ecco, perfetto, hai tolto la modalità di presentazione, così, cioè la condivisione della presentazione, così riusciamo a vederci. Fabrizio, che ha chiesto per una domanda. Fabrizio Faggiano è il nostro ordinario di igiene e sanità pubblica ed è anche il coordinatore del progetto di eccellenza che è sull'invecchiamento, che è il motivo per cui, uno dei motivi per cui stiamo facendo questi seminari, questi lunch seminar. Fabrizio? Sì, beh, prima di tutto volevo ringraziare il professor Iannini perché è stata veramente molto interessante per il nostro progetto, perché rispetto al, come dire, al livello, noi siamo partiti da un dipartimento che non si occupava di invecchiamento ma di diversi aspetti dell'invecchiamento e vogliamo diventare un dipartimento che cerca di occuparsi di invecchiamento, di produrre innovazioni in ambito di riflessione sull'invecchiamento, di soluzione eccetera eccetera. E fino adesso l'aspetto sessuologico non era mai stato inserito all'interno dei nostri temi e la tua presentazione credo che abbia avuto il merito di farcelo mettere. Io credo che da adesso in poi questo aspetto deve essere un aspetto essenziale. A parte i complimenti, ho una domanda che deriva da una serie di riflessioni che ho fatto durante il tuo intervento. Le riflessioni sono relative al fatto che molto spesso quando tu parli di associazione causale fra un elemento e un altro, queste associazioni possono essere in realtà anche inverse. E ti faccio un esempio che è quello secondo me più interessante. Tu alla fine dici la salute sessuale è un indicatore di patologia sostanzialmente. Come vai a letto e io... È un modo per indagare sul tuo diabete o sulla tua malattia cronico-degenerativa. Ma non c'è anche un altro, come dire, un altro possibile ruolo della sessualità? Cioè la sessualità non può essere anche un fattore di rischio. Cioè una persona normale che per un qualche motivo affettivo, di relazione o quindi un motivo non patologico, non ha una vita sessuale normale, non può essere questo un fattore di rischio associato anche ad altri fattori come per esempio l'attività fisica piuttosto che la dieta nel determinare un aumento del rischio di malattie croniche? No, Fabrizio, hai centrato un problema in maniera assolutamente puntuale, un aspetto assolutamente interessantissimo, perché questo è verissimo. Lo è per due motivi. Uno lo avevo in qualche maniera messo in evidenza, cioè l'aspetto motivazionale. Se ho una vita sessuale relazionale efficace ed efficiente, per così dire, e comunque soddisfacente, è molto più probabile che starò più attento a quegli elementi che sono per l'appunto relativi allo stile di vita rispetto a chi invece, come sappiamo, in qualche modo si lascia andare. Lo vediamo nelle vedovanze in maniera molto evidente, dove c'è un effetto molto studiato per l'appunto di vedovanza, che è legato sicuramente al dolore della perdita del partner, della partner, ma è legato anche al fatto che nella vedovanza tipicamente il paziente si lascia andare, per così dire, no? E quindi diventa meno attento a quello stile di vita che è così determinante. Questo direi che è un aspetto assolutamente fondamentale, però anche diciamo la sessualità e se stessa, ecco, c'è una seconda parte della mia relazione non ho fatto in tempo a mostrarvi. La sessualità è se stessa, e giustamente dicevi, un fattore di rischio. Noi abbiamo una lunga produzione di lavori che mettono in evidenza, sono stati poi replicati da tanti altri, mettono in evidenza, ancora una volta usando il modello maschile, ma questo si è visto anche un po' anche nel femminile, come la frequenza e la efficacia, per così dire, dell'attività sessuale per unità di tempo correli con i livelli di testosterone in maniera assolutamente molto molto precisa. Più si fa sesso, più lo si farà anche grazie ai livelli di testosterone. Allora, i livelli di testosterone in realtà in un range fisiologico sono molto correlati a tante cose,
pensate per esempio molto banalmente che lo stesso diametro coronarico è in qualche maniera legato a questo, ma anche il grasso viscerale, ma anche l'infiammazione, ma anche l'osteoporosi. Cioè, voglio dire, ci sono tanti elementi che in qualche maniera già direttamente, ecco, mettono, senza invocare una componente psicologica che è però presente, estremamente importante, tanti elementi che possono giocare questo ruolo, così come l'hai perfettamente disegnato, no? Per cui in maniera anche dall'altro punto di vista, non solamente appunto la salute impatta sulla sessualità, per cui abbiamo questa espressione di iposessualità in condizioni patologiche, ma anche al contrario la buona sessualità può avere una funzione di medicina in qualche modo. Ops, abbiamo un problema di... Si è bloccato il professor Iannini. Ci siete? Ecco. Sono ritornato. Ecco, no, solamente la battuta finale per dire che io frequento anche, ahimè, ognuno ha anche cattive frequentazioni, anche gli psicologi. E quindi gli psicologi e i psichiatri effettivamente sono anche molto attenti all'effetto psicologico che una buona attività sessuale può avere, la vita relazionale può avere sulla vita generale. Senti, ti chiedo ancora una cosa, Emanuele, quindi usare il termine andropausa è corretto? Dunque, allora, questo è un bellissimo dibattito. Un po' di confusione. Meno è un bellissimo dibattito, Gianluca. Allora, il primo giornale a cui abbiamo mandato quel lavoro che avete visto, che poi è stato ben pubblicato su Sexual Medicine Review, il primo giornale era stato Maturitas. La quale Maturitas ci ha rifiutato il lavoro dicendo che andropausa è un termine sbagliato, che è vero, assolutamente vero, aveva largamente scritto ovviamente nel lavoro che è un termine sbagliato, l'ho anche detto. La cosa buffa è che questo Maturitas è il giornale ufficiale della International Society for Andropause and Menopause. Diciamo, sono stati un po' buffi. Questo per dire che in realtà addirittura c'è la società internazionale che si occupa del climaterio, si chiama Società dell'Andropausa e della Menopausa. A parte questo, elemento di colore delle vicissitudini delle pubblicazioni che tutti abbiamo, delle storielle di questo genere, no, andropausa è un termine tecnicamente sbagliato, quello tecnicamente corretto è late onset hypogonadism, ci vuole mezz'ora per dirlo, ed è piuttosto difficile da spiegare ai pazienti, ovviamente. Late onset hypogonadism mette in evidenza come il centro di tutto sia l'ipogonadismo, in realtà è un termine questo che gli endocrinologi usano molto, che amano molto, ma che non è perfettamente corretto, perché in realtà perde un po' di vista l'elemento anche non solamente ed esclusivamente legato all'ipogonadismo, ma pensate appunto a tutto ciò che è legato al fatto che a 60 anni non si gioca a tennis come si giocava a 25, e quindi questo succede anche in condizioni di salute ovviamente nell'anziano. Quindi ci sono delle modifiche nella sessualità maschile, alcune delle quali sono sicuramente legate al testosterone, ma altre non necessariamente sono legate alla crescita tissutale, all'invecchiamento tissutale, che appunto avviene anche in condizioni di perfetta salute, ovviamente. Ok, ci sono delle domande, Carmela, dal web, cioè da YouTube? No, attualmente nessuna domanda. Ok, va bene. Allora, se non ci sono domande, io direi che possiamo ringraziare tutti i partecipanti. Più o meno abbiamo avuto tra i 30 e i 35 partecipanti online, ma visto che il video rimarrà su YouTube, sul sito del progetto Aging, sul nostro sito Aging Yupo, verosimilmente nei prossimi giorni molte più persone andranno a guardare e si interesseranno in queste cose, e sarà cura della società di comunicazione Zadig, che segue il nostro sito, di favorire la diffusione dell'informazione. E pertanto io ringrazio tutti coloro che sono stati a seguire questo nostro seminario. Il prossimo appuntamento, Carmela, mi aiuti a ricordarlo, è per metà ottobre, credo. Il 15 ottobre abbiamo il prossimo seminario su bioetica e Covid. Ok. E poi il seguente del Aging il 20 di ottobre. Ok, perfetto. Quindi sono i prossimi due appuntamenti.
Ringrazio tutti. Se Emanuele vuoi fermarti ancora un attimo su Meet con Fabrizio, ci facciamo i saluti finali. Grazie a tutti. Grazie a tutti voi. Grazie Gianluca, grazie Fabrizio. Ciao Emanuele, grazie veramente.